nella moltitudine delle parole non manca la colpa, ma chi frena le sue labbra è prudente. La lingua del giusto è argento scelto, il cuore degli empi vale poco. Le labbra del giusto nutrono molti, ma gli stolti muoiono per mancanza di senno. Nel parlare, i concetti e le informazioni comunicate hanno un grande valore. Tuttavia, questo non è il solo parametro a determinare un linguaggio corretto. Le intenzioni, le modalità, le scelte determinano spesso la base comunicativa. Ecco perché Salomone, nell'ammaestrare in questa disciplina, non si fa sfuggire il valore della prudenza, del nutrimento. Parlare con prudenza significa sapersi frenare, cioè saper ascoltare anche visioni diverse e non solo tacendo, ma anche fermando il pensiero per accogliere una visione dissimile dalla nostra. Sovente capita di parlare ininterrottamente perché pur tacendo non si ascolta l'altro, rispondendo e viaggiando su piani comunicativi diversi. È così che non fermiamo le nostre labbra. Sono fortemente colpita dalla bella immagine che Salomone ci propone. Le labbra del giusto nutrono. Potremmo immaginarci alla presenza di una persona colta, plurilaureata, ma non lo siamo, perché nutrimento non è inteso solo come passaggio di informazioni o nozioni. Nutrimento è anche il passaggio delle passioni. Nutrimento è anche il vedere l'altro parlando al suo potenziale e non soltanto alla sua parte mancante. In questo modo il parlare con prudenza, parlare per nutrire, diventa il giusto linguaggio che lascia il segno, l'impronta non solo del sapere, ma anche la cultura dell'incontro che genera movimento mentale verso la curiosità. È il parlare con l'argento scelto, perché accompagna e non abbaglia, perché potenzia, incuriosisce e non schiaccia, perché rispetta, nutre la passione e non clona modelli a somiglianza propria. Che la nostra giornata parlante possa essere ricca dell'argento scelto. Buona giornata.